Ok, mettici me, siamo in live, che ci metto? Siamo in live. E ora dobbiamo vedere il tempo. Salve a tutti. È l'ora della live. Fra, che ci devo mettere? Oh, qua. Però fai una cosa, tipo non usare, tipo metti le cuffie, non mi, perché se no mi rimanda tutto in palla in casino. Tutto a posto. E fra, oggi che facciamo? Facciamo donzella di Genshin Impact. Ci sta. Sì. Vabbè, facciamo qualche annaggia porca. Porca. Vabbè, è partito, dai. Aspetta che metto la traccia, qualche cosa per la tracchia. Devo mettere la traccia di sottofondo, sennò poi pare tipo una sessione di smart working, va? Devo mettere un po' musica figa, no, musica che non fa incazzare il signor Twitch. NCS, avanti. Musica di sottofondo, che orecchiabile. Sì, però questa non mi piace. No, ecco. C'era quella. C'era la musica. Ecco, questa qua, questa era quella figa. Con la. Che con la dubstep. Quindi facciamo un disegno su Genshin Impact. L'ho detto bene. Genshin, Teste pronuncia del cavolo ogni volta. Quando mi cerco dei riferimenti. Pam pam pam. E via. Aspetta, intanto parliamo un po' di sto gioco. Dove io mi ricordo c'era un altro gioco, sempre ne avevano fatto un altro prima di questo, si chiamava c'era un altro che c'era tipo sempre con delle donzelle, delle signorine, però erano tutte fatte in tutte con l'armatura. C'erano tutta l'armatura, come si chiamava? Sembrava tipo Neptunia. Non so se è la serie di Neptunia, io non l'ho mai giocata, è tipo una serie un po' tipo gioco di ruolo, fatta un po' sempre stile anime, con le signorine, un po' ecchi, no? Quello stile un po' provocante, ma non troppo eccessivo, ti ricordi? Si chiama Neptunia, non so se era solo per PS3. Ah, ricordo. Sì, te lo ricordi? No. Oh. Ora mi devo impostare tutto qua il casino. Vediamo com'è la matita. Beh, buono, ce la facciamo bastare. Ora voglio fare la signorina con i capelli biondi. Vabbè, penso che non ce n'è solo una che ha capelli biondi, non so come si chiama però. C'è una specie di coda di cavallo. Vediamo se riesco a dare la somiglianza, si riconoscerà. E già si comincia. Oh, la vedi la live tu dall'altra parte? Come? Sì. Sta andando.
Ma perché ogni volta c'ho l'ansia per dire se non registra, registra. Ovviamente non ti mettere troppo le cuffie perché poi tipo senti il lag. L'ho sentito adesso. Poi fa rimballare il cervello sta cosa. No, pubblicità brutta. Com'è il volume della tracchia? Ci siamo col volume della tracchia? Ok. Eh sì, almeno. C'è musica di sottofondo Eh sì, musica. perché poi sembra veramente tipo una sessione lavoro online, cioè dobbiamo anche capire gli spettatori da casa che vengono qui per guardare. Dobbiamo creare contenuti. Giusto. Che spariamo minchiata, non lo so, non so, appunto. Comunque cercheremo di disegnare le signorine nel modo migliore possibile, perché giustamente penso che sia quella la cosa più piacevole del video. Noi ci proviamo, facciamo del nostro meglio. Gruppa! Do Fulmicotone ci scrive gruppa, ci urla gruppa, che si raggruppa. Gruppa. Intanto qua è partita la traccia potente, eh. Le tracchi. Palla l'ho messo. Ora questa c'ha tipo una specie di coda di cavallo, no? Vediamo se c'è la biondona che la riconoscono, sta biondona. È una bella biondona comunque, eh? Una bella biondona. Ah, allora si riconosce. Oh, che bello. Sì, è una gran bella biondona. C'hai occhi pure abbastanza fighe, belle taglienti. Evviva la biondona. Sì, no, no, ma hai detto che era cinese, non era giapponese. C'è cinese, ma porca miseria, cioè l'hanno fatto troppo bene lo stile anime. Cioè io non l'avrei, pensavo fosse un gioco appunto giapponese, qualche. Perché. Sì, no, li hanno fatti veramente bene. Ce li hanno riproposti bene. Ma anche l'altro gioco, che ora non mi ricordo come si chiamava. E avevano fatto sempre un altro gioco, che era un action però. Un action sempre con delle statistiche che dovevi aumentare. Vabbè, anche questo sembra molto tipo un GDR anche con elementi action. È proprio ruolo a turni, io non l'ho giocato. Diciamo è simile Ah. Cose molto.
Ecco. Comunque il personaggio è abbastanza fatto molto bene, eh? Ci vorrà un po' di tempo per dargli una somiglianza accettabile. Intanto qua ci abbiamo tipo la musica araba, dubstep qua. La dubstep è un casino che ormai. Olè. Ci siamo. Sta riuscendo, dai. Vabbè, un personaggio del genere, chissà come mai, mi viene molto bene ogni volta, cioè proprio, sono proprio stimolato. Riescono a far aumentare l'attenzione. Intanto sistemo qualche ciocca qua. Pam 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 pam. Quindi la biondona sta riuscendo, fra. La biondona. La biondona. Biondona, biondona, biondona. È kawaii. No, vabbè, questo è figo, no? Questa c'ha, si vede che dai, c'ha gli occhi della tigre, insomma. Nel senso che c'ha carattere, sembra, io non lo conosco il personaggio, però sembra uno di quei personaggi che ha carattere, tipo una sorta di leader, ecco. Sembra, io poi non lo conosco il gioco. Anche qua la coda di cavallo c'è la bella. Vabbè, io gliel'ho fatto un po' più sparata, eh? Sì, perché ho fatto un po' più. L'ho fatta, sì, sparata. Sì, vabbè, non mi piace. Sì, perché poi diciamo che non mi piace proprio ricopiare, eh? Perché se no, vabbè, copi, cioè non ha senso. Cioè, devi prendere la somiglianza del personaggio, lo devi rappresentare, devi riuscire a dare la somiglianza. Cioè, si deve riconoscere, però non deve essere copiato il disegno. Cioè, ha più senso fare così, secondo me. Io credo che qua ho sbagliato perché. Cioè, io l'immagine la sto prendendo da un'altra prospettiva. Ecco.
devo sistemare meglio. Ma chi è che musica melodica, che melodia meravigliosa, che... Finisco le ultime ciocche e lo ripulisco un po'. C'era un tizio che suonava il pianoforte con la con Kalashnikov. No. Mamma mia. Dei sovietici. Crascevo, crascevo. Disbedani. Ok. Cioè, comunque ci siamo qua. Come... personaggio si impersona. Oh, sai che c'era, a parte di persona c'era un gioco anime, si chiama Persona, ti ricordi? Sì, che però era, non lo so come funzionava praticamente, cioè per si sparavano. Erano quei giochi dove c'erano tipo un sacco di dialoghi infiniti. C'erano un sacco di dialoghi infiniti. Sì, sì, che parlavano un casino, altre che cominciavano. Mamma mia, ecco. Mamma mia. Si vedevano al bar e si facevano la chiacchierata per dire com'è, tutto a posto, sai che ora combattiamo a morte, ci sfidiamo all'ultimo. Sì. Ma che cose. Ai miei tempi si sfidavano subito. Ai miei tempi. È tipo western. Poi sono arrivate queste manga. Non ci sono più quei cowboy di una volta. I pistoleri solitari. Gli sfidanti di una volta, no? Comunque puliamo qua, sistemiamo il tutto. La gomma un po' più sfumata devo mettere. Ok.
Devo dire che sto disegno è molto bellino, eh? Mi è riuscito. Sì, è molto. Mi piace, a me piace sinceramente lo sketch della matita. Perché sinceramente a volte uno si mette a rifinire le cose, ma bello il tratto della matita, proprio Ah, ma stilisticamente è una addirittura cosa cambi che. anche quando fai, diciamo, uno schizzo, una prova, ecco. Cioè non ti, quando ti dedichi per poco, ti riesce bene lo stesso. Sì. Eh sì, io mi ricordo i primi. Oh, ti ricordi io quando ho cominciato a disegnare? Sai qual è stato il primo anime che tra virgolette un po' mi ha ispirato e mi ha fatto cominciare questa passione, no? È stato un anime che si chiama Keroro. Ti ricordi? Cioè io disegnavo quei personaggi perché erano facili. Perché era una palla e c'era quello incazzato. Che era Ghiroro che era il comandante. E io facevo quelli perché erano più facili. E poi piano piano ho cominciato a disegnare personaggi sempre più complessi. Chiaro. Sì, perché loro erano là per conquistare il mondo. Però poi alla fine non si mettevano a gozzovigliare, non facevano niente. Che quello si doveva. C'era Keroro che si doveva montare i modellini dei Gundam. E poi c'era, mi ricordo lei che si chiamava Natsumi. Ti ricordi? Quella, la figlia. E il figlio non mi ricordo come si chiama. Il fratello di Natsumi non mi ricordo come si chiamava. E dovevano. Che gli dava sempre botte, perché quella era un po' tsundè, si incazzava e lo picchiava. Lo picchiava, lo menava, perché quello non faceva un cavolo da mattina fino alla sera. Che loro, stava lì, si montava i modellini. Faceva scassare in casino. Faceva scassare. Lo facevano su Italia 1. Sì, su Italia 1. Madò, che figata. Cioè, da lì è cominciato tutto. Cioè, da lì ho cominciato a disegnare. Hai Vabbè. affinato E poi nel tempo. le tue abilità nel disegno. Sì, e poi nel tempo sì. Non mi piace sto Cominci a tratteggio. migliorare. Da lì è cominciato tutto. E poi parliamo vai Full Metal Alchemist. C'era una, come si chiamava quello con le. Maria, come si chiamava? Oh, Soul Eater! Ma che figata Soul Eater! Ma. Oh, Soul Eater c'aveva uno stile, era bellissimo. No, Soul Eater mi piaceva anche sì. Vabbè, poi Full Metal Alchemist era proprio. Mi piace. Era bellissimo. Full Metal Alchemist era una figata. Proprio i personaggi. Vabbè, poi vabbè, Dragon Ball era quello che. Sì, vabbè, quello. Oh, Dragon Ball fino alla nausea. Ah, tu ricordi il primo non ci c'entrava niente con Dragon Ball Z. Quello dove c'è Goku piccolo. Proprio un gen. Che è la serie che poi ha sfondato di più, vabbè.
Ok, il disegno l'ho finito io. Che ne pare? Commentiamo un pochettino. No, vabbè, poi vabbè, io ho lasciato il tratto a matita perché a me la matita mi piace un casino. La matita. E poi. Abbozzato così, secondo me rende un casino. Poi ovviamente commentate, buttate commenti, dite tutto, come lo volete, come non lo volete. Oh, io so, siamo qua, siamo a disposizione. Tutto quello che. Siamo qui a disposizione. Basta che non ci fate disegnare cose che fanno incazzare il signor Twitch. Perché mi sa che, il signor Twitch è diventato come il signor YouTube. Se appena fai una cosa un po' si incazza, tipo, ah, basta qua. Ci fanno chiudere baracca e burattino. Perché ci sono i contenuti quelli. All'uciroso, allora dice no, basta, cioè, ma manca una cosina, così, niente. Sì, perché fono, perché rompono un po' le balle. Ovviamente questa è una signorina molto carina, graziosa. Aspetta, come si chiamava il personaggio? Io non mi ricordo. Gin. Quindi non ci siamo messi a fare cose. Però che ci volevamo fare? Cioè, se vado spinto non mi dicono niente. No, vabbè, ma a parte che il gioco non è di quel genere là, va? Sì. Sì, dimmi che poi alla fine mi sono ispirato. Oh, ma qua ce ne sono di fighe persone. Ma sono solo quattro, io ne vedo quattro qua. C'è la biondona, poi c'è la mora, poi c'è la strega. E poi c'è sto tizio qua. Poi c'è il tizio che fa il figaccione perché da tale quante ne ha lui di tizio. Lui è l'unico, ma con la benda. C'è una benda praticamente, no? Sicuramente era un pirata praticamente, no? E quindi sarà successo che, cioè, nel tirare una corda, no? Il mozzo di qualche albero gli è finito in un occhio e è rimasto ciecato da un occhio e si è messo a bendere. Però sembra che questo lo abbia agevolato. Ah, si è messo a bendere per fare il figo. Allora è. Ah, è un pirata lui, sì, ma ce l'ha st'area piratesca, tra virgolette. A parte i capelli verdi che non c'entrano niente con i pirati, però ce l'ha un po' st'area piratesca. Poi possibilmente fa il salumiere, io non lo so io. Maneggia i salami, no vabbè, maneggia i salami, che si può dire. Oh, noi rispettiamo i gusti di tutti, non è che ci arrabbiamo, perché era da. Disegniamo pure a lui per. Poi c'è un'altra che sembra. C'è un altro personaggio che sembra Vera dei Pokémon. Non so se hai mai giocato tipo Pokémon Rubino, Zaffiro. C'era un personaggino, vabbè, un personaggio che quando che era e ci assomiglia proprio, è preciso. Tanto disegniamo un tizio che è contento qua. Allora, questo tizio è contento. Questo tizio è contento. Oh, sole mio.
Sì, vabbè, qua ce l'ha il panorama. Intanto disegno il tizio che è contento, no? Che approva lui. Lui approva. Lo metto così e meno non si. Oh, ma c'è la cosa qua di mezzo. Quindi fa lui ok, no? Lui sta approvando. Dice, bello! Bellissimo disegno. Così magari gli spettatori quando vengono possono guardare meglio il disegno, perché magari mentre che lo fai non è che poi fa zoom, fa dice, non si vede niente. E invece così si vede meglio. Si vede meglio, intanto c'è quello che approva. Ovviamente ci facciamo tipo una sorta di cosa sparata. Diciamo che è venuto così, è venuto subito, cioè, no, cioè è riuscito subito. È riuscito. No, no, non buttiamola come diceva di pre nel basico istinto per la seduzione, ecco. Cioè, è riuscito subito, diciamo, la signorina ha fatto il suo effetto, diciamo. Sì, perché lui, se c'è un po' di figa, ha detto, devo fare subito colpo. Però mi sa che più cerchiamo di spiegare, peggio è. Ormai la cazzata è fatta. Ormai l'abbiamo fatta. Non possiamo. Non ci possiamo. Intanto facciamo il basettone, sto tizio. Conca. Vabbè, oh, Picciotti, io mi arrivo del commento, conca. Io lo leggo così, poi posso in mente un'altra cosa. Forse è il nome di un altro personaggio, che io non lo so, perché io sono ignorante un po' in materia di questo gioco. Intanto il nostro personaggino secondario diventa sempre più dettagliato. C'ha un bel mento maschio. Zigomi. A posto. Guarda, è il ragazzo ideale, come dire, per la tizia, per la biondò. Vabbè, però togliamolo, va. Sembra un miscuglio tra, non lo so, Togliamo. Elvis Presley Elvis Presley che si è schiantato con la macchina, praticamente, ed è rimasto. Un meteorite che gli cade addosso. Cioè lui mentre che approva la signorina gli cade il meteorite addosso. Aspetta. Ma vai a cagare! Sì, perché praticamente appena gli diceva l'ottimismo è il profumo della vita, gli succedeva qualcosa di brutto. Ah, sì. Voglio una merendina che.
che possa essere un connubio tra golosità e leggerezza. Ma non esiste, possa cadermi un meteorite se non esiste, poi gli cade il meteorite e muore. Sì. Che poi muoiono tutti, anche la ragazzina muore. Sulle balle tutti, sarà sulle balle alla famiglia. Sarà sulle balle alla famiglia, ma la potevano vedere. Ha ucciso, cioè si è ammazzato lei, ha distrutto tutta la sua famiglia. Cioè, no. Cioè. Non è che ha portato sfiga, ha portato tipo la fine del mondo. I meteoriti quando cadono non è che fanno. Cioè, ha estinto la sua famiglia. Ha estinto la famiglia. Ma secondo me è estinto anche. No, vabbè, il vicinato non l'ha toccato perché poi nella pubblicità si vedeva che c'era tipo il giardino e c'era un fosso. Quindi tutto sommato il vicinato è andata bene. Allora, Albano ha estinto il dinosaurio. Io ho visto che c'erano alcuni video. C'è cioè il T-Rex. Come mai c'hanno la fissa con il T-Rex? Cioè, Albano e il T-Rex. Che c'entra Albano col T-Rex? Cioè, perché ogni volta che c'è Albano c'è un T-Rex che tipo fa tipo Jurassic Park ogni volta? Nemico giuro. E quindi poi c'è Albano contro il T-Rex. Ah, è. Albano sfoggia le sue doti Canore. tenore, le sue doti da soprano, dice soprano, diciamo, con la sua voce arguta e uccide il dinosauro. Il dinosauro alfa, cioè quello diciamo più forte. Ah, lo scontro diciamo tra titani, ecco. Lo scontro tra titani, cioè, tra Albano e il nemico giurato di Luca Giurato. Che poi siamo passati dal T-Rex di Albano al. Per lui sono tutte approssimative. Giù calorato. Sei tu giù calorato. Sì. Guarda, un attimo, a profuoco. A profuoco. Guardate, aspetta che te lo passo, apro fuoco. Apro fuoco. I maestri della dislessia. Che poi, guarda, abbiamo disegnato. Sì. Da notare che l'uomo chiamato Betello e le sue non tizie,
le sue notizie. Le sue notizie che... Vabbè, fra, l'ora si è fatta. Questa... Intanto ci salutiamo Vabbè, col... possiamo anche, diciamo, concludere qui alla Eh fine. sì, perché sennò poi la gente si incazza e ci manda a quel paese. Intanto ci abbiamo la biondona e, se mi ricordi di nuovo come si chiama, il T-Rex che già gli sta arrivando un meteorite, il T-Rex di Albano che ci saluta pure. E che dire, è andata bene, ci abbiamo fatta anche questa volta, siamo riusciti. Ci siamo riusciti e noi ci rivedremo alla prossima live qui dallo sfondo dell'iPad che è molto professionale. Engine e Best Frank su Gruppa Games. E noi ci vediamo alla prossima, sempre su Gruppa Games. Salve a tutti, ragazzi.